Ultimo giorno di campagna elettorale per il referendum sulla riforma costituzionale. Matteo Renzi ribadisce fantapolitica le elezioni anticipate in caso di vittoria del sì. Da Matteo Salvini l'accusa di brogli per il voto degli italiani all'estero. Nelle ambasciate, nei consolati ne saranno successe di cotte e di crude, voti inventati o comprati. Non mi ricandido per il bene della Francia. Il presidente François Hollande scioglie le riserve e annuncia di non correre per un secondo mandato all'Eliseo. Non era mai successo nella storia della Quinta Repubblica francese che un presidente in carica rinunciasse a ripresentarsi. Via libera adesso al primo ministro socialista Manuel Valls. Il 62% degli italiani contrari all'uscita dall'Unione Europea, il dato emerge dall'ultimo rapporto del Censis. Tra gli italiani, tra gli altri dati emergono anche quelli sul fronte economico. 114 miliardi di euro in contanti vengono conservati in casa per paura della crisi, crisi che ha fatto tornare la propensione al nero ai livelli degli anni 70. Si è concluso poco fa l'interrogatorio di Leonardo Cazzaniga, il medico arrestato per le morti sospette nell'ospedale di Saronno insieme a un'infermiera sua amante. L'uomo ha risposto alle prime domande degli inquirenti, sequestrate intanto 80 cartelle cliniche. Dalle intercettazioni emerge un quadro sconvolgente, ne parliamo tra poco in TG Cronache. Anticipo della 15ª giornata di Serie A, questa sera tra Napoli e Inter. Chi perde potrebbe essere fuori dai giochi, quelli dello scudetto per il Napoli, quelli che portano almeno in Champions per i nerazzurri che provano la risalita in classifica. Rinviato il passaggio ufficiale del Milan ai cinesi, Berlusconi conferma che l'affare si farà, ma nel 2017. Dunque una buona giornata ancora dal telegiornale della 7, un'altra giornata importante, l'ultima di parole, l'ultima nelle piazze prima del silenzio, quello del sabato, e del voto, quello di domenica. Dunque ci siamo, bisogna accogliere il voto e convincere a votare gli ultimi indecisi, lo faranno soprattutto i due leader che hanno cavalcato questa campagna, il premier Renzi e forse Grillo per il Movimento 5 Stelle, con una polemica che lo vedete, l'avete sentito anche nei titoli, torna prepotentemente, quella legata al voto all'estero, perché dalle 16 gli italiani che ne hanno avuto diritto hanno potuto esprimere il loro voto dall'estero, e vedremo come questo abbia portato alcuni esponenti del Fronte del No a parlare addirittura di certezza di brogli elettorali. Cominciamo dunque dal premier in piazza e poi nella sua Firenze questa sera, la caccia agli indecisi, il voto per cambiare le cose, per arrivare anche a quell'elettorato silenzioso ma che comunque potrebbe, nell'ottica del premier, fare la differenza. Cominciamo da qui. Tutto in una notte, o se preferite, 20 anni in 48 ore. Così Matteo Renzi da Palermo, fra proteste di studenti, centri sociali e lavoratori senza stipendio. Ecco la fine di una bellissima campagna elettorale, ma il 5 dicembre arriva per tutti. Ripercussioni? Ovvio che ce ne saranno. Il sì permetterà di vivere in un paese più forte e più semplice. Con il no torneranno quelli di prima. E questo sistema, tutti i partiti politici, tutti, quando arrivano le elezioni, promettono solennemente di cambiarlo. Salvo però, al momento opportuno, dimenticarsi di quello che hanno promesso. Ma il numero degli indecisi è ancora alto, la partita è apertissima e tutto si giocherà nelle ultime ore, dichiara Renzi, mentre da Londra il Financial Times torna a preoccuparsi delle sorti dell'Italia e dice che la stabilità è la prima cosa, dunque vada come vada, Renzi deve rimanere al suo posto. Lui stamattina sul Corriere della Sera aveva già fatto sapere che potrà garantire la stabilità, ma non sarà mai il garante dell'immobilismo. Poi una considerazione, che il voto anticipato è fantapolitica, perché dipende dal capo dello Stato e non da lui. È un appello, votate sul quesito e sul futuro dei vostri figli, non su di me, come nel 1974 si votò sul divorzio e non su Marco Pannella. Qualche coda polemica sui presunti brogli sul voto estero, mi spiace molto, è un film già visto, replica Matteo Salvini, è uno sguardo a destra dove gli elettori che ricordano il Berlusconi del 95 e la necessità di una riforma costituzionale adesso non potranno che votare per il sì.
Ai 5 Stelle manda a dire che è disposto a un confronto last minutes con Grillo, Casaleggio o con chiunque abbia un po' di potere nel movimento. Speriamo di vincere, naturalmente, di fare gol al 90esimo. Oggi l'ultimo comizio a Firenze per la chiusura ufficiale, prima del silenzio elettorale. Sentivamo il gol al 90esimo, quel gergo calcistico utilizzato più volte dal Premier. Se dovessimo continuare a utilizzare anche noi, potremmo dire che sia Renzi che Grillo hanno scelto di spendersi in trasferte insidiose nell'ultima giornata, le capitali del Sud, Palermo e poi Reggio Calabria, dove forse si fatica a cogliere consensi per il Presidente del Consiglio. Per Grillo invece quel nord-ovest, dove forse i grillini possono trovare qualche sacco in più, pur se in un laboratorio governativo, come è considerata Torino. Da lì chiuderà Beppe Grillo chiedendo ancora una volta un voto di pancia, un voto contro Renzi, mentre altri esponenti del Fronte del No si concentrano, dicevamo, sul rischio, a loro dire, in certi casi, sentirei parole molto dure di Salvini, quasi una certezza di brogli in quel caso. Fra minacce a suon di carte bollate, accuse di brogli, anche la campagna referendaria delle opposizioni volge alla fine. Il clima è velenoso. In attesa del gran finale di piazza, questa sera a Torino, lo sfidante numero uno del Premier, Beppe Grillo, è più che agguerrito. Deciso a denunciare Renzi per aver mostrato un facsimile della scheda per l'elezione dei futuri senatori. È abuso di credulità popolare, attacca il leader del Movimento 5 Stelle. Movimento in prima linea anche nella battaglia che riguarda i possibili brogli nel voto degli italiani all'estero, voto che si è concluso ieri e che potrebbe essere decisivo per la vittoria del sì. Per questo i comitati per il no minacciano ricorsi e sono pronti a presidiare con centinaia di osservatori lo scrutinio di quei voti. Matteo Salvini ci va giù pesantissimo. Penso che in consolati e ambasciate ne siano successe di cotte e di crude, ma conto sul fatto che il voto degli italiani, dei romani, dei milanesi, dei torinesi, dei napoletani, il no degli italiani superi anche gli eventuali sì inventati e comprati da Renzi in giro per il mondo. Non sono preoccupato per niente. Il leader della Lega è convinto che da lunedì a Palazzo Chigi ci sarà un nuovo inquilino scelto dagli italiani con nuove elezioni. Renzi in questi 3 anni ha garantito la stabilità dei banchieri e della finanza europea, ma ha rovinato i risparmiatori, spiega Salvini. Lui pensa alla stabilità sua, di Boschi, Alfano e Verdini. Il no manda a casa questi bugiardi. Dubbi arrivano anche da Forza Italia. Speriamo che il voto all'estero sia simile a quello in Italia, perché altrimenti potremo pensare a manovre e condizionamenti, afferma il capogruppo d'Azzurro alla Camera, Renato Brunetti. Concentrato nel rush finale della campagna referendaria anche Silvio Berlusconi, che lancia gli ultimi appelli agli elettori perché vadano a votare no, agitando lo spettro di un futuro catastrofico. Se al referendum vincesse il sì alle elezioni politiche, Renzi anche solo con il 30% dei voti avrebbe in mano tutto, governo, Parlamento e istituzioni di garanzia, dal capo dello Stato alla Corte Costituzionale, dice il leader di Forza Italia. E se anche il centrodestra vincesse le elezioni, non potrebbe governare perché con 17 regioni in mano alla sinistra, Renzi avrà automaticamente il controllo del Senato. Contro il governo del capo anche la minoranza PD. Nel no sono fedele al Partito Democratico, spiega Pierluigi Bersani, che spera nella vittoria del no per avere già dal giorno dopo una correzione netta nella linea politica del partito. È un po' quel il 5 arriva per tutti con cui ha chiosato questa mattina il Presidente del Consiglio. Di mezzo però, lo sappiamo e ci torniamo, ci sono quei voti provenienti dall'estero. Da molti anni, dal 2001, che c'è questa possibilità, 4 milioni quasi gli italiani che hanno diritto, con operazioni già chiuse a seconda del punto di vista, lo avete sentito, c'è la speranza o il timore, la paura che siano voti determinanti per spostare l'esito del referendum. È un'operazione regolata da leggi, comunque cerchiamo di fare chiarezza anche da questo punto di vista. La prima sede estera a chiudere le operazioni di voto per il referendum alle 16 ora locale, come prescrive la legge, è stata Wellington, Nuova Zelanda. In Italia erano le 5 del mattino di ieri. L'ultima è stata invece Vancouver, in Canada, l'1 del mattino di oggi, ora italiana. Le schede arrivate ai consolati via posta o corriere sono state messe in una valigetta diplomatica, scortate da funzionari del Ministero degli Esteri fino ai voli di linea, sono ben 210 da tutto il mondo, dove sono state collocate in appositi scomparti. Gli arrivi a Fiumicino sono previsti tra oggi e domani. Saranno immagazzinati in un hangar messo a disposizione dall'autorità aeroportuale e sorvegliati dalla polizia di frontiera aerea.
Domenica all'alba, una serie di furgoni organizzati dalla Farnesina trasporterà le schede a Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, sulla Flaminia. Saranno accatastate in un enorme capannone. Nel corso della mattinata, sotto gli occhi di 7 magistrati della Corte d'Appello di Roma, i plichi giunti dall'estero saranno aperti e le schede infilate nelle urne, che a loro volta saranno sigillate. I seggi allestiti a Castelnuovo saranno 1483. Tra presidenti, segretari e scrutatori, a lavorare allo spoglio, che inizierà alle 23 di domenica come in tutta Italia, saranno in totale 7.415 persone. Gli italiani che hanno diritto di voto all'estero sono oltre 4 milioni. Non ci sono ancora i dati definitivi dell'affluenza, che saranno diffusi insieme a quelli del voto sul territorio nazionale domenica, ma secondo alcune indiscrezioni, dai primi riscontri, l'affluenza sarebbe stata più alta che nelle precedenti consultazioni, attorno al 40%. Significherebbe 1.600.000 voti espressi, voti che possono essere decisivi. Staremo a vedere naturalmente nell'ottica del governo la possibilità che vinca il sì, vuol dire stabilità, credibilità da spendersi anche agli occhi dell'Europa, perché è un'Europa che fatica anche andando a considerare le altre grandi vecchie potenze, la Germania, la Francia, che pure hanno un futuro politico tutto da disegnare con il voto, quello di settembre in Germania, quello più imminente in primavera della Francia. È uno scacchiere politico che si va formando, perde una pedina pesante, a dire la verità anche ingombrante, per la sinistra, quella di François Hollande, che non si ricandida. Anche questo è senza dubbio, questa è una notizia, però c'è chi dovrà cogliere la sua eredità, un'eredità complicata, segnata anche da un calo netto di popolarità, dalla stagione delle stragi, e dunque anche in questo senso da seguire tutte le primarie della sinistra tra 2 mesi. Una decisione lungamente maturata, se non da un anno sicuramente dallo scorso settembre. Ieri, in 10 minuti di apparizione televisiva a sorpresa, resa nota al popolo francese, François Hollande saluta la sua prima esperienza all'Eliseo, comunque con un record ottenuto. È il primo presidente della Quinta Repubblica ad annunciare di non volersi ricandidare. Decisione più che non voluta, oramai inevitabile, commentano gli osservatori, visto il punto di rottura raggiunto con il suo partito socialista, un momento definito toccante. Da molti una decisione apparsa addirittura sofferta, quella di Hollande. All'Eliseo e tra i suoi collaboratori e amici in pochi sapevano dell'imminenza dell'annuncio. Era atteso, sì, se ne conoscevano i contenuti, ma non quando sarebbe andato in onda. In tutto 600 secondi di parole usate per congedarsi, non prima di aver difeso le sue scelte economiche, di aver rivendicato il calo della disoccupazione e le decisioni adottate per affrontare il momento più difficile della sua presidenza, l'attacco alla Francia del terrorismo islamista radicale. Scelte ardue di contrasto alla furia jihadista, senza però rimettere mai in discussione le libertà dei francesi. Girava in motorino Hollande, amava farsi chiamare come il presidente normale, aveva promesso grandi cambiamenti per i suoi detrattori e non solo era riuscito solamente a cedere alla politica del rigore imposta dalla Germania all'Unione Europea tutta. L'atto finale di un copione già scritto intorno a Hollande è andato in scena lunedì scorso a cena con il primo ministro Manuel Valls, socialista, giovane, rampante e oramai sicuro di voler correre lui per la presidenza. Figura intorno a cui il partito socialista cercherà di ricostruirsi, quella di Valls. Se François Hollande rischia di restare alla storia come il capo dello Stato meno amato, Valls, in caso di una clamorosa vittoria della sinistra contro Fillon o la Le Pen, potrebbe risultare il politico più giovane ad entrare all'Eliseo da presidente. Hollande la fece perché trovò il campo sgombro dopo le vicende legali di Dominique Strauss-Kahn, 5 anni fa vero candidato alla presidenza del Partito Socialista. Il mandato di Hollande iniziò il 15 maggio 2012 sotto un violento temporale, ma lui non ci fece caso. Raggiunto di recente un triste 4% di consensi, ora Hollande se ne va. Era solo questione di tempo, dicono molti parigini. Era solo il 7 settembre scorso, quando 9 francesi su 10 gli chiesero chiaramente con un sondaggio di non ricandidarsi, richiesta impossibile da ignorare. Con una scelta, quella che i media francesi stanno comunque leggendo come una scelta dignitosa, individuando forse nella pagina della gestione, dicevamo, delle stragi parigine e francesi, forse la pagina più edificante per François Hollande, una pagina legata all'allarme terrorismo che è sempre attuale, che toccherà anche il futuro della Francia, così come della vecchia Europa, stando a questa notizia che arriva dall'Europol, l'organizzazione che coordina le polizie europee. È probabile, dice l'Europol, che l'ISIS compia presto nuovi attacchi
attacchi in Europa, anche con l'utilizzo delle autobombe. Nel mirino ci potrebbero essere paesi che fanno parte della coalizione, quella guida statunitense, che combatte contro lo Stato islamico in Siria e in Iraq. I rapporti di alcuni servizi di intelligence vanno nel dettaglio, indicano che diverse decine di persone dirette legate all'ISIS potrebbero essere attualmente presenti già in Europa, con la capacità di commettere attacchi terroristici proprio con queste modalità. E allora andiamo negli Stati Uniti. Stati Uniti dalle grandi manovre, tutte nelle mani del neoeletto presidente Donald Trump. La squadra di governo, i suoi avversari, i suoi nemici politici fanno notare che è una squadra di uomini duri, di falchi, tutti molto duri ma anche molto ricchi. A dire la verità, l'ultima nomina, quella del segretario di Stato, che comporta qualche cambiamento rispetto alla legislazione americana, ma questo non è un problema. È anche il passaggio e dopo l'annuncio il vaglio del Congresso americano. Sentiamo. We are going to appoint Mad Dog Mattis as our Secretary of Defense. James Mattis, detto Mad Dog, cane pazzo, sarà dunque, in base all'annuncio fatto questa notte dal presidente eletto Trump, l'ufficialità arriverà lunedì, il nuovo capo del Pentagono. 44 anni nei Marines, il generale Mattis è in pensione da 4 e poiché la legge americana prevede che un militare non possa ricoprire incarichi di governo prima di 7 anni dal termine della propria carriera, occorrerà una legge ad hoc per permettergli di diventare segretario alla difesa. Il problema non appare insormontabile, i repubblicani hanno la maggioranza in entrambi i rami del Congresso e stimano Mattis falco ma pragmatico. Di recente ha convinto Trump dell'inutilità di reintrodurre la pratica del waterboarding, di fatto una tortura, per strappare confessioni ai presunti terroristi. Considerando l'Iran il principale sponsor del terrorismo internazionale, è contrario all'accordo sul nucleare. Con la sua nomina si completano dunque le caselle chiave nel settore difesa, dopo il generale Flynn, consigliere della sicurezza nazionale, e il deputato repubblicano Mike Pompeo, numero uno della CIA. La squadra si sta pian piano delineando e con il magnate rosso al commercio e l'ex banchiere di Goldman Sachs Mnuchin al tesoro, non si può certo dire che non sia ricca in tutti i sensi. È gente che sa come si fanno i soldi, ha risposto Trump alle critiche sull'alta concentrazione di miliardari nel suo governo. Lo ha fatto dal podio dal quale ha annunciato Mattis a Cincinnati, prima tappa del suo tour del ringraziamento, non a caso in quell'Ohio che è stato determinante per il suo successo. Pur invitando all'unità, ha rilanciato tutti i punti più divisivi del suo programma, dalla costruzione del muro al confine con il Messico, passando dallo stop all'immigrazione dai paesi flagellati dal terrorismo, fino all'abolizione dell'Obamacare. Prima di Cincinnati, Trump era stato in Indiana, dove ha chiuso un accordo per evitare, dietro promessa di sgravi fiscali per 7 milioni di dollari, che una filiale della United Technologies trasferisse 1000 posti di lavoro in Messico. Poi, in un'intervista a Fox, ha dichiarato che presto annuncerà la sua scelta per il seggio vacante alla Corte Suprema e sarà un nome, parola sua, originale. Adesso torniamo a casa nostra, qualcuno l'ha già ribattezzato il KO economico dei millennials, i giovani che vengono aiutati dai vecchi, una sorta di clessidra generazionale capovolta che indica anche un'altra tendenza, quella della fatica che fanno le nuove generazioni, ma tutti gli italiani un po' a immaginarsi il futuro, e tutto passa per una mancanza di fiducia e di prospettiva nei confronti delle istituzioni e in particolare dei politici. Nulla di nuovo sotto il cielo italiano, lo certifica il Censis nel suo 50° rapporto annuale sulla nostra società. Quello che in cuor loro gli italiani conoscono bene, vivono ogni giorno sulla propria pelle, ora si può dire che sia stato messo nero su bianco. A partire dalla debolezza delle istituzioni, sempre più autoreferenziali ed incapaci di dialogare con i cittadini, che divengono così terreno fertile per il populismo. Secondo il Censis ci sono robuste fasce di arrabbiati, l'89% degli italiani esprime un'opinione negativa sui politici, mentre pur restando minoranze esistono gruppi sempre più consistenti che mettono in discussione anche l'elite europea. L'uscita dall'Unione trova contrario il 67% dei cittadini, ma con un sostanzioso 22,6% di favorevoli. Nella spaccatura tra politica e società, le imprese e le famiglie diventano monadi che fanno da sole. In questo ambito si crea quello che il Censis definisce la seconda era del sommerso, aumenta infatti la gestione del contante e sempre meno ci si affida alle banche, verso le quali, come per tutte le istituzioni, non c'è fiducia.
Inoltre sono valorizzate forme di reddito alternativo, casali ed appartamenti diventano bed and breakfast e in mancanza di lavoro stabile si ricorre a occupazioni saltuarie pagate in nero. Ne viene fuori un profondo clima di incertezza, oltre il 61% degli italiani è convinto che in futuro il proprio reddito non aumenterà. Le conseguenze è che si tende a tenere i soldi nel materasso, a risparmiare in vista di tempi ancora più duri. Dal 2007 al 2013 in Italia sono stati accantonati 114 miliardi di euro di liquidità aggiuntiva, una cifra maggiore del PIL dell'Ungheria. Soldi che non vanno in circolo per creare consumo e produzione, minando le prospettive soprattutto dei più giovani. I ragazzi oggi sono dunque più poveri dei loro nonni e spesso interi nuclei familiari sopravvivono proprio con le pensioni di questi ultimi. Quasi 7 milioni di persone si barcamenano in situazioni di deprivazione, mentre la povertà tocca più di 2 milioni di famiglie. Per i millennial poi è un crollo. Nel calo generale dei redditi i loro sono ancora più bassi rispetto alla media nazionale del 15%. L'incertezza modifica anche il tradizionale modo di creare famiglia. Sono sempre meno i matrimoni, con quasi 5 milioni di single non vedovi, ed il forte aumento, 108%, delle libere unioni, così come cresce il numero dei figli nati fuori dal matrimonio in un complessivo crollo delle nascite. Incertezza, dicevamo, adesso c'è il referendum, incertezza che non fa bene ai mercati, che peraltro hanno letto gli ultimi due appuntamenti di voto, la Brexit e le elezioni americane, in modo del tutto distorto. Ora cosa succederà? Intanto c'è ancora un grande osservato del sistema bancario, che è Montepaschi. Tra poche ore la banca più antica del mondo saprà se l'ennesimo piano di salvataggio ha cominciato a funzionare oppure no. Alle 16 di oggi infatti scade il termine per la conversione dei bond subordinati in azioni di nuova emissione. Primo passo nello schema che prevede anche la cessione di tutti i crediti in sofferenza chiesta dalla BCE e un aumento di capitale di 5 miliardi. Segnali ancora incerti arrivano da Siena, ma si sa che in operazioni di questo genere sono proprio le ultime ore quelle decisive, quelle in cui gli investitori, raccolte tutte le informazioni possibili, giocano le loro carte. MPS si aspetta di incassare almeno un miliardo e mezzo sarebbe il segnale del pieno successo. Finora la parte del leone l'avrebbero giocata le generali, che hanno aderito per 420 milioni. Ma se questo primo obiettivo non dovesse essere raggiunto, vacillerebbero di conseguenza anche i traguardi successivi. Non è facile trovare grossi investitori che rischino il loro capitale su una banca dove è ancora in corso un'ispezione da parte della BCE, che potrebbe forse rivelare nuove perdite. E poi c'è l'incognita referendum, dato che la stabilità politica viene considerata essenziale da chi potrebbe rischiare milioni per muoversi in un quadro di riferimento più chiaro possibile. Ecco quindi che negli ambienti finanziari circola già un'ipotesi espressa oggi, sia pure con cautela, dal Corriere della Sera, che cioè per il Monte Paschi potrebbe arrivare presto l'ora dell'intervento diretto dello Stato. Secondo quanto scrive il Corriere, la Commissione europea già l'estate scorsa avrebbe sottoposto al governo una proposta di questo genere: azzerare il valore dei titoli di debito a più alto rischio, garantendo però un pieno rimborso alle famiglie danneggiate, anche se non ai grandi investitori. Ipotesi che però il governo avrebbe lasciato cadere soprattutto per considerazioni politiche, affidandosi alla soluzione di mercato: l'aumento di capitale e la cessione delle sofferenze con la regia di JP Morgan e Mediobanca. L'ipotesi sarebbe ora ritornata sul tavolo con due possibilità al vaglio di Bruxelles. La prima, il tesoro partecipa all'aumento di capitale senza che questo faccia però scattare gli aiuti di Stato, che comporterebbero perdite per gli obbligazionisti. La seconda, più drastica, prevederebbe una vera e propria nazionalizzazione, che potrebbe essere lanciata addirittura già la settimana prossima. Chiudiamo con il calcio, 15ª giornata, 4 giorni, si comincia oggi, si finisce lunedì, si comincia forte con una sfida tra Napoli e Inter che forse vale più per la squadra di Sarri. Dicembre è appena iniziato, ma Napoli-Inter è già una sfida senza appello. Chi esce sconfitto dalla notte del San Paolo rischia di finire fuori dai giochi. Scivolati a meno 8 dalla vetta, i partenopei stanno vivendo una preoccupante fase involutiva, soprattutto in casa, dove hanno vinto soltanto una delle ultime 6 gare tra campionato e Champions League. Il bel gioco è scomparso e il presidente De Laurentiis ha più volte punzecchiato il tecnico Sarri, che, privo dello squalificato Mertens, rilancia Gabbiadini al centro del tridente. Il momento psicologico sembra migliore per l'Inter. Il cambio di panchina ha rivitalizzato i nerazzurri, che hanno ottenuto 4 punti in 2 partite. La difficile scalata al terzo posto passa dal match di stasera, ma Pioli preferisce allentare la pressione. Ma che sia una sfida importante per entrambe le squadre, credo di sì. Assolutamente però non è l'ultimo treno per nessuna delle due, perché le partite che mancano sono tante.
Al San Paolo il successo dell'Inter manca da quasi 20 anni e il compito di cancellare la tradizione negativa spetta al capocannoniere Icardi. In estate l'argentino ha detto no al Napoli, adesso prova a batterlo, portando al braccio la fascia da capitano dedicata alle vittime del disastro aereo della Chapecoense. In tribuna è prevista la presenza di Zhang Steven, rampollo del presidente del gruppo cinese Suning, che a giugno ha acquistato il club nerazzurro. Rischia invece di subire un rallentamento il passaggio di proprietà del Milan. Secondo Silvio Berlusconi, la cessione è ormai cosa fatta. Ci sono soldi e certezze, torneremo nell'Olimpo del calcio, ha detto ieri il numero uno rossonero. Ma il closing fissato per il 13 dicembre potrebbe slittare di oltre un mese. La burocrazia di Pechino è lenta, mancano ancora i visti del governo cinese e la cordata di imprenditori del fondo Sino-Europe vorrebbe chiedere una proroga di 30-45 giorni. Si andrebbe così al 2017, con il consorzio acquirente costretto però a versare una seconda caparra da 100 milioni. Con questo ci fermiamo, non andate via, però ancora TG Cronaca, ancora gli sviluppi dell'inchiesta di Saronno con testimonianze, intercettazioni, ma anche i primi interrogatori davvero sconvolgenti. Dunque Caterina Bizzarri, grazie, una buona giornata a tutti voi.